Qui a Castellamonte ci sono delle argille tipo questa, che ha questo colore marrone, che è quella predominante. Poi ci sono delle altre argille con delle venature di argilla molto più chiara, che serve per l'ingobbio, per fare l'ingobbio chiaro, bianco, che poi in cottura diventa poi giallo. Poi ci sono delle argille molto molto rosse, molto ricche di ossido di ferro, perché l'argilla nostra è molto ricca di ossido di ferro. Ecco, anche questa qui serviva per decorare poi la terra bianca che veniva ingobbiata.